Bene ragazzi, ritornando da letture abbastanza serie, come Buchner, iniziate da pochissimo, e se che Carlo Michelstedt e Walser, piacerebbe, vorrei tentare di fare un ricordo, una lettura monografica di quello che mi hanno lasciato alcuni film di Allen. Io l'ho visti quasi tutti. Già Woody Allen è un bellissimo segnale, come Carmelo Bene, che significa, secondo me, Carmelo Bene. Carme sta per appunto cantare, canto bene. E Woody Allen più che è proprio un segnale letterale, cioè penso anche voluto dallo stesso Allen. Legnoso Allen, Woody si dice legnoso proprio per indicare, forse in italiano non esiste, però per indicare anche un carattere legnoso, se vogliamo, è abbastanza comico per dire qualcuno di sospettoso, ipocondriaco e così via. E di Woody Allen c'è proprio bello questo, cioè la stessa cosa che c'è di bello in Proust, se vogliamo. È la contraddizione, la bellissima contraddizione, l'incoerenza, la bellezza di essere incoerenti, però come Proust faceva parte vuole far parte dei salotti. Partirò da Proust, anche se Woody Allen aveva sempre presente Salinger, che era il suo grande maestro dal punto di vista della letteratura, e alcuni dei suoi film erano ispirati e avevano anche dei titoli che richiamavano il Kreutzer in der Rai, di Salinger, però poi con le traduzioni italiane ora non vi posso fare il parallelo. Però c'è proprio un suo film che è intitolato così e mi sembra anche un suo libro, poi andrò a controllare. Insomma, il suo riferimento è questa incoerenza a sua volta del personaggio di Salinger, una sorta di giovane anche, per questo incoerente, una sorta di Werther, se vogliamo ancora continuare con i paragoni. In realtà il fatto è quello, il problema di cosa si fa parte. Per esempio, Proust faceva parte dei salotti, o meglio, faceva parte di una borghesia, la borghesia del tempo, quindi se dovessimo fare il discorso oggi sarebbe tutto differente, però se noi consideriamo la borghesia del tempo, Proust voleva far parte, voleva diciamo spiccare il volo, voleva dalla borghesia passare all'aristocrazia, voleva entrare nei salotti e nota quindi anche tutti questi personaggi come Marcel nel libro di Marcel Proust, che si chiama Marcel, che tenta in tutti i modi, anche comicamente, di farsi includere nell'aristocrazia. Però senza dire che vorrebbe, che gli piacerebbe farne parte. Quindi critica anche un po' la vanità e i vizi di se stesso e dell'aristocrazia, di questo arrivismo che poi è insito in tutti gli aristocratici e in tutti anche, cioè in tutti i borghesi, ma alla fine anche in quegli aristocratici che sono borghesi. E Woody Allen è la stessa cosa, cioè lui riesce a essere un cineasta che mette in discussione se stesso. Ci sono battute sul cinema, sul mondo del cinema, sulla produzione di film, cioè riesce a mettere in discussione e quindi a ragionare di poi di fatto sullo stesso mezzo che utilizza, il cinema. E quindi rende vivo il cinema. Cioè se noi con Carmelo Bene dicevamo che il cinema appunto non esiste, è morto. Beh, però ragionando proprio sul mezzo del cinema si fa poi anche cinema. E Woody Allen
parla se, fa un sacco di battute sull'apparenza, sui vizi dell'apparenza, sulla il vizio dell'essere artisti o del non essere artisti, di far parte di certi circoli o di non farne parte, così come Melinda e Melinda. Melinda e Melinda è un saggio, quasi un esperimento che mette a confronto due modi possibili di raccontare la stessa storia, uno drammatico e uno comico, ma vediamo benissimo che come in Proust, anche in Allen, poi la drammaticità è comica per i suoi risvolti di riflessione sulla caducità, sull'imperfezione umana. E il comico poi ha una sua parte grottesca e triste, quindi drammatica. E quello è un esempio, ma poi per pensare ad artisti bravissimi, ma falliti proprio in quanto bravissimi, c'è cioè accordi e disaccordi, che appunto un chitarrista talmente bravo da diventare un fallimento a livello esistenziale, praticamente. Se vogliamo semplificare il contenuto del film, che ovviamente è molto più complesso. Quindi, che dire, sono film filosofici, altro che magari quelli che dicono che sono grandi blockbuster. Sì, saranno anche grandi blockbuster, ma poi Woody Allen fa la battuta anche su, cioè, anche su questo, e comunque, al di là di tutto, il suo genio e il suo talento sono grandiosi, anche nei film più magari manieristici o più di genere, come quelli appunto vari polizieschi che mi possono venire in mente ora, fino a Ioanni, che poi non è il suo preferito, anche se è quello che ha vinto più premi, Manhattan e così via, e così via. Ora, altri molto belli non me ne vengono in mente. Vabbè, c'è il Dormiglione, che una fantascienza delirante e divertentissima. Poi c'è, per esempio, il sogno di una notte di mezz'estate, che sembra una favola, non lo so, magica, come posso dire, una favola, non tanto shakespeariana, nonostante il titolo, ma una favola della magia del teatro, se vogliamo, e anche della ingegnosità di certe macchine tecnologiche barocche o scientifiche, appunto. E secondo me è bellissimo, sono tutti belli veramente i film di Allen, persino quei film che sono un po' più, cioè che sono totalmente seri, nel senso che ci sono un paio di film che lui ha fatto solo che non hanno battute, che sono proprio drammatici o comunque né tristi né felici, insomma, sono proprio film veri e propri, senza intenti comici, che comunque sono fatti benissimo, anche a livello di regia, cioè non si può dirgli niente, ecco, non è che lui sia tiri via i suoi film più comici e gli altri li faccia meglio o peggio. È un livello altissimo in tutti i film, anche sia a livello di trama, contenuto, che a livello di tecnica cinematografica. Stavo pensando se mi viene in mente qualche altro, per esempio Settembre, a livello di inquadrature e di regia non è inferiore a Scene da un matrimonio di Bergman, che poi è uno probabilmente dei film fatti meglio in quasi tutta la storia del cinema, anche se io non ne sono un esperto e conoscitore. Quindi sì, sarebbe bello vedere a questo punto un film su Proust, forse diventerebbe una telenovela lunghissima, un po' come hanno fatto le telenovele dei fratelli Karamazov. Probabilmente Proust si potrebbe fare così, perché farlo in un unico film sarebbe veramente impossibile. Bisogna fare una sorta di cosa tipo il Decalogo di un autore russo, che ora non mi viene in mente. E quindi magari riparlerò anche di Proust. È interessante questo fatto che lo lega ad Allen, perché la tematica è molto interessante, la tematica dell'incoerenza, un
o di quella che alcuni saggisti di Proust chiamano snobismo. E snobismo, sì, dalla parte chiaramente della classe entrante, anche se poi della classe che dovrebbe accogliere Marcel, ma anche da parte di Marcel stesso, ecco, perché poi comunque, ripeto, non essendo Proust un moralista, ma essendo più che altro un umorista, sì, mostra i vizi, ma in maniera ancora meno bruciante o aspra di Mark Twain. Lui, che è un altro che mi piacerebbe approfondire perché ho letto poco, Proust è un umorismo veramente simpatico, calmo, laico, ma quasi metafisico, tutto sommato, come idea. Quindi è un grandissimo anche umorista, come Allen, che poi è un grandissimo umorista, che poi l'umorismo ovviamente è più piano, peccato, rispetto al comico, quindi ho detto umorista non a caso, mentre Woody Allen ogni tanto arriva anche al comico, però è abbastanza anche umorista. Quindi per ora non mi viene in mente nessun altro film o altra scena, insomma, di film di Allen, o altro particolare da dirvi, e allora vi saluto e vi ringrazio ancora per gli spunti di riflessione intorno a libri e film che mi date, libri e film che a loro volta forniscono spunti di riflessione vera e propria sulla propria vita, la vita in generale, la morale e tutto il resto. Grazie, ciao.